Si accende la partita in questo finale, gol annullato a Gareth Bale per un fuorigioco davvero millimetrico. Lenglet, l'ultimo uomo in questo finale che potrebbe essere particolarmente elettrizzante con Barcellona che tende più a contenere, sembra accontentarsi di un 0-0 in una serata non particolarmente positiva. Il Real Madrid dalla sua. Fiuta la preda, fiuta il sangue, la possibilità di regalare una grande gioia, un grande Natale ai propri tifosi e dopo tanto tempo di sparigliare le carte in Liga, ma è una partita più orientata verso 1-0-0 a meno che il Real Madrid non prenda qualche convinzione in più in questo finale. È una partita che si vede lontano un miglio, che non possa avere molti gol. La può decidere un'azione individuale anche da parte del Barcellona, un Barcellona che però non vedo nelle condizioni di poter arrivare ad alcuna marcatura. Poi è chiaro che con un match come questo tutto è possibile, però. Bisogna anche operare a seconda del quadro dinamico e degli indicatori che si stanno vedendo in corso d'opera in questo momento. Questo è quello che sto facendo sull'esito finale, la bancata del Barcellona. Non ci sono coperture, ma semplicemente questo tipo di investimento sul mercato. Esito finale. È chiaro che un gol del Real Madrid sarebbe oro colato, ma nel tempo stesso, più ci avviciniamo verso la fine, più questo virtuale positivo aumenterà sempre di più, qualora ovviamente il risultato si mantenesse sullo 0-0. E quindi anche in caso di una staticità di questo risultato, meglio di un risultato che non cambierà, comunque sia, il profitto aumenterà. E personalmente, salvo gli ultimi minuti, continuerò a tenere questa giocata. Salvo gli ultimi minuti perché fondamentalmente il Barcellona ha un quadro storico-statistico molto interessante su un aspetto specifico sul quale mi oriento. Quindi non è un aspetto popolare, è un aspetto personale. E quindi non è molto, almeno per quello che ho studiato, per quello che ho visto, per quello che ho operato nel corso del tempo, non è produttivo tenere una bancata sul Barcellona fino alla fine. Con il Barcellona, con un quadro storico-statistico, con le squadre della propria stessa fascia di classifica nel corso degli ultimi 5 anni, ho un orientamento molto più probante. Tant'è vero che a qualche amico via Telegram ho anche detto: guarda, questa è una partita che al massimo finisce con un gol. Secondo me 0-1 per il Real Madrid. Poi quello 0-1 è stato annullato per un fuorigioco millimetrico, ma si vede lontano un miglio che questa non è una partita da tanti gol, onestamente. Dovessi scommettere in questo momento, scommetterei molto di più su uno 0-0, perché la partita si sta poco a poco spegnendo. Poi è chiaro che in questi casi, in queste circostanze, basta una scintilla, basta uno spazio lasciato vagante, basta un cross fatto in un certo modo, una copertura fatta male, basta veramente un nulla. Però è un Barcellona-Real Madrid totalmente atipico per la giornata in cui si sta giocando, per l'orario in cui si sta giocando, per un Barcellona che è tutto tranne che la solita squadra vista nel corso degli ultimi anni con il Real Madrid e con una buona lettura dinamica del match si può fare.
decisamente molto bene. Personalmente non andrò oltre il minuto 85, perché dal minuto 85 in poi veramente anche un Barcellona, anche il più brutto Barcellona degli ultimi anni, tutto quello che volete, ma il Barcellona negli ultimi minuti, in certe condizioni, con certi avversari, può segnare in qualunque modo, in qualunque maniera. Quindi non andrò oltre l'85esimo minuto e andrò a prendermi, a meno che il Barcellona non segni in questo, praticamente in questi 70 secondi, andrò a prendermi il virtuale. 85esimo minuto, finisce qui il mio investimento su Barcellona. Real Madrid, non vado oltre per quello che ho esposto prima. Questo è un tipo di investimento fatto sul tipo di match che stavo vedendo, quindi sugli indicatori nel corso della partita che stavo osservando. L'unico dato che ho tenuto in considerazione, sono i match del Barcellona contro gli avversari della propria stessa fascia di classifica nel corso delle ultime 5 stagioni. E questo è il risultato. È tutto, questo è quello che è successo in Barcellona Real Madrid. Ci hanno voluti 4 minuti ieri a Cristiano Ronaldo con un gol, poi 7 di minuti a Ciro Immobile per sbloccare la situazione tra Lazio e Celtic, partita sul correct score, 3 circa, euro più, euro meno, che arrivano dall'esito finale favorevole. Al 53 non sarà l'unica bancata che andremo a fare con Sevilla Levante. La prima bancata è quella a quota 1,53, anzi a 1,49. Le quote corrono molto velocemente e quindi più bassa la prendiamo, meglio è per tutti. Avanti a pochissimo dal termine. Tra pochissimi istanti andiamo a rivedere l'azione che ha portato al vantaggio gli andalusi increduli, i valenziani. Fa festa e ne ha ben donde il pubblico di casa. Un'azione perfetta della domenica alle 21 di Liga tra Sevilla e Levante. Il guadagno è del 90% rispetto al potenziale guadagno che c'era in fase iniziale, molto superiore, quasi il doppio, riusciamo ad arrivare a circa 90 euro di profitto tra Sevilla e Levante, quindi va molto più. Minuto numero 24, il Madrid si conferma avanti. Il gol, come detto, messo a segno da Vinicius Junior, un Madrid che ha sempre faticato in modo particolare a Vigo e per il momento sta gestendo una buona partita con la possesso palla a favore della Celta, Celta che però non ha ancora tirato in porta, e andiamo a vedere effettivamente le statistiche su Bet365.